ho stuzzicato parecchie settimane con voti non bellissimi, oggi però hai dato la risposta al sottoscritto, ma soprattutto alla piazza e agli avversari. Sì, era una partita importante, è stata una settimana dove abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tecnico, tattico e mentale, perché dovevamo dare una risposta importante più che altro a noi stessi, perché dopo la prestazione, diciamo, non all'altezza di domenica scorsa, dovevamo rispondere e rimetterci subito in carreggiata, e penso che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Un piccolo problemino, crampi, lo possiamo dire tranquillamente, quindi settimana che completerà è quella che vi porterà lo scontro con l'Atletico Ascoli, Manuel. Sì, assolutamente, una questione di fatica, è la mia prima partita dall'inizio e quindi tutto a posto, insomma. Domanda particolare, curiosità mia, ci siamo detti poco fa, abbiamo accennato a qualche gara col Pescara vissuta da te. Noi tra poco andremo in diretta per raccontare appunto la gara in diretta. Vuoi dire qualcosa ai tifosi del Pescara o alla squadra di Baldini o allo stesso mister? No, guarda, io sono impressionato positivamente da questo inizio di campionato del Pescara, perché è partita, diciamo, a fari spenti, ma è una squadra secondo me molto valida per la categoria, che potrà dire la loro fino alla fine. È un in bocca al lupo, glielo fai? Assolutamente, in bocca al lupo.